Mi chiamo Francesca Villegas, faccio parte di una famiglia di origine peruviana e oggi ho portato questo cibo che è molto tipico nella cucina del mio paese. È come una crema dove viene posta sopra delle fette di patata. È molto semplice da cucinare ed è molto anche è molto, come dire, complicata anche da... si dovrebbe prendere una padella, pezzetti di aglio e di cipolla, anche dei peperoncini gialli, quelli piccanti, e si devono friggere per 2 minuti, più o meno, 2 o 3 minuti, cioè poco. Poi il composto che si ottiene si deve mettere dentro al frullatore e assieme a questo composto si mettono un po' di latte evaporato, si deve evaporare il latte, si mette un po' di latte evaporato e un po' di sale e un po' di spezie, tra cui il pepe, per assaporirlo quanto dipende da come lo vuoi, no? E poi se lo vuoi più buono, più, come dire, meno liquido, ci metti un po' di cracker, no? Alcuni 3 pacchetti di cracker, lo frulli tutto ed è pronto. Lo servi di solito sopra delle fette di patate con una foglia di lattuga, pezzi di uovo, metà uovo di solito, e alcune olive, e si serve questa crema sopra le patate e così si mangia. È un antipasto.